che avremmo ascoltato, le leggi ci sono, hanno meno applicate, legge manca la commissione, ma di commissione l'Italia è strapiena, abbiamo tonnellate di commissioni, non numericamente, io le peso nella mia testa, ci sono commissioni a tutela di tutto, non manca più niente, in ogni singolo fatto, in ogni singola cosa, ma sono le persone che mancano, la qualità, ma non perché non ce ne sono del tutto, ma che purtroppo non si tende a dare lo spazio a quelle persone che hanno un'esperienza vera, reale, che hanno reso come cittadini perché potrebbero dare fastidio, perché l'interesse. Faccio un esempio personale, così tocco la mezzo tutte le altre persone. Io mi occupo di conciliazioni, il dottor Festa fortunatamente ci conosce. Abbiamo fatto una conciliazione al cuore e ne è andata bene. Che coincidenza. Questa mattina mi è arrivata una conciliazione paritetica che sono quelle che noi facciamo direttamente con le aziende, potere non mi è andata bene. Ora, per dare questo messaggio, trovo questa occasione perché può darsi che verrà fuori anche questa notizia. Ma posso io, associazione consumatori, che dovrebbe essere per via legale, tutelata e al tempo stesso garantita dallo Stato a dare questa informazione a titolo gratuito, costarmi invece personalmente a dare una semplice informazione che può essere data alcune televisioni, giornali, ma questo non avviene facilmente. Quindi qual è il mezzo che mi resta come persona libera di poter operare e fare a tutela dei cittadini? Anche in modo molto gratis, devo dire, dal punto di vista economico, quindi a spese mie. Lo posso fare attraverso l'utilizzo della rete. Quindi, oggi si mette insieme varie componenti, tralasciando per un attimo la politica, chiamiamola alla fine, tanto la politica deve solo, legiferare, la magistratura deve fare il suo compito, gli studi legali devono fare il loro compito, ma andiamo prima come cittadini. I cittadini che sono anche, i cittadini chi è che fa parte di un core, chi fa parte di questi, diciamo, garanti dei diritti dei cittadini, perché poi lascia un altro discorso, quale dipendenza reale c'è in questa autorità? Io mi occupo di privacy per motivi di lavoro, se parliamo di grande la privacy, oddio, la privacy non riservati. Sì, sì, dati personali. Per cui, attenzione, non dobbiamo dire che è solo colpa del politico, perché così viene data una colpa, si generalizza il tutto. Andiamo nel concreto, iniziamo a creare le supposte e fare qualcosa di vero e reale, per cui la nostra associazione per il cittadino, tengo a sottolineare, tende ad arrivare alle cose e a concretizzarle. Concordo al 1000% che quel filmato non c'era bisogno di aspettare del tempo perché fosse eliminato, cioè vuol dire, e io non sono bigotto, non sono chiuso, anzi, forse c'è da dire alcune cose, però posso assicurare che vedere un libro trovato su un filmato dove è stato smesso per tanto tempo è proprio utile, anche perché quel filmato è stato messo a quell'ora, non fosse altro, non tanto per guadagnare di più, ma perché bisogna risparmiare che ancora diverso il concetto. Io compro quella scritta, dei filmati che lascio a desiderare nella qualità, perché mi permette di risparmiare, non perché ci devo guadagnare di più, perché qui Rai 4 e tante televisioni non sono le principali televisioni della Rai, non è Rai 1, Rai 2 e mettiamo le 3, è Rai 4, sono dei canali che sono aggiuntivi, dove già su questo fatto del passaggio analogico digitale hanno un altro, diciamo che sarebbe oggetto di un ulteriore convegno che qua è questo neanche a evidenziare. Vi ringrazio. Grazie. Allora, non c'è bisogno di fare conclusioni. Le conclusioni sono solo di ringraziamento di tutti quanti intervenuti, dei mezzi di informazione presenti, il Corriere dei Serpini, il Media News e le altre televisioni intervenute. Un ringraziamento particolare ai collaboratori del ciclo della stampa qua, per la loro grande disponibilità, agli operatori che hanno registrato e a tutti quanti gli intervenuti, nonché ai relatori, ringraziamo tutti quanti i relatori. Comunichiamo che per essere, diciamo, più nel dettaglio e per fare le conclusioni poi in ognuno di noi, le cose dette questa sera saranno visibili su YouTube fra qualche giorno scrivendo Reti Porte di Libertà. Ci guardiamo, ci osserviamo, vediamo quello che abbiamo detto e analizziamo meglio e cerchiamo di migliorare e di andare avanti. Grazie a tutti.